Quando ci siamo, discepolo. Mister, buongiorno. Buongiorno. Inutile dire che è meglio e necessario parlare di calcio e solo di calcio. Sfida importante, determinante, insomma, praticamente l'Avellino si gioca, se non il campionato, comunque una fetta cospicua del suo futuro. Come si arriva a questa sfida con l'Avellino? Ci arriviamo bene, sicuramente, diciamo, è più, tra virgolette, importante per noi, perché possiamo dare una piccola speranza, possiamo riaccendere quella speranza che in questo momento è molto distante, contro una squadra che comunque ha dei numeri, diciamo, stratosferici, devo dire, hanno fatto benissimo fino ad oggi, quindi stanno meritando il primo posto. Toccherà a noi cercare di riaprire un po' tutto il discorso, non solo per noi, ma anche per le altre squadre che comunque sono anche davanti a noi. Abbiamo la possibilità, la squadra sta bene, siamo pronti. Come dico sempre, poi il campo e il giudice finale darà la sentenza, però sono convinto che faremo una buona partita. Ciao Giovanni, questo campionato è lo specchio di una verità assoluta, cioè quella che la carta è una cosa e il campo è tutt'altra cosa. Praticamente, se si dovessero paragonare le due formazioni, le due rose, probabilmente non ci sarebbe quasi partita a favore dell'Avellino. Però la classifica dice proprio l'esatto opposto. E tra l'altro le due squadre arrivano in situazioni completamente diverse rispetto a questa sfida che per l'Avellino è praticamente questione proprio di vita. Insomma, l'Avellino parte sfavorita secondo la situazione attuale. Ci vorrà l'Avellino perfetto. Possibile vederlo sabato? Diciamo, per forza dobbiamo essere perfetti, come ho detto prima dobbiamo fare una partita importante, il discorso, la classifica parla chiaro, poi sulla carta noi possiamo avere una rosa con qualità maggiore, ma fino a oggi loro, come ho detto prima, hanno strameritato, hanno una continuità assoluta, hanno numeri. Qualcuno di voi la scorsa settimana in conferenza dopo partita ha detto hanno fatto più punti del Bari, diciamo, è solo anche col Bari e sono rose diverse. In questo momento loro sono tra virgolette i migliori del campionato, la carta non sempre è veritiera nel calcio, perché poi c'è il pallone, ci sono gli avversari, ci sei tu, in questo momento loro hanno qualcosa in più rispetto a tutte le altre. Festa poi dei video e gli è parito, grazie. Grazie anche a te. Oh, sicuramente lui sta bene, diciamo, l'unica cosa, non gioca da parecchio, magari ritmo partita non sarà il suo forte, però fisicamente lui ha qualcosa in più rispetto a tutto il resto della rosa, proprio è di un altro livello, almeno fisicamente, però gli manca il ritmo partita, su questo dobbiamo vedere un po', però diciamo, per noi è un giocatore che ci può fare il salto di qualità. Abbiamo provato diverse soluzioni, cioè abbiamo ancora un giorno, anche se domani non ci possiamo allenare, però per poter pensare, vediamo qual è la soluzione migliore anche in base alle caratteristiche dell'avversario. Mister, buongiorno, solo una condizione, ci sono infortunati, criticità particolari? No, diciamo quelli della scorsa settimana, abbiamo ancora Rizzo fuori per questa infiammazione al ginocchio. E poi tranne Sforzini siamo quelli della scorsa settimana con un affaghetto in più, poi altre cose adesso no, diciamo stanno tutti bene. Iepparillo, non pensi che sia stato un po' troppo caricato questo esordio di affaghetto, che l'avete fatto che manca da troppo tempo, dall'altro lato guardando il 6, soprattutto su questa destra, a un giocatore che in questa fase sta prendendo il prezzo?
Sì, no, caricato non lo so, è normale che tutti aspettavamo diciamo un po' questo discorso della sentenza, è stata positiva a favore nostro, quindi forse sì, si è caricato un po' troppo, però diciamo, lui non è uno che si lascia influenzare da queste cose. Al di là che loro hanno diversi giocatori che comunque ti possono cambiare la partita, dobbiamo avere anche un occhio di riguardo per gli esterni, per il loro centravanti, però è una squadra che gioca da gruppo. Io la cosa che ho notato vedendo non solo loro ma tante partite, anche altre squadre che sono diciamo quasi in testa anche davanti a noi, loro hanno una caratteristica che non ha nessuno: hanno grande dinamismo e una grande cattiveria agonistica. Evidentemente l'entusiasmo, ritrovarsi primi in classifica in questo momento, hanno questa dote qui, che è una dote che in tutte le categorie fa la differenza. Devo dire che in questo sono bravi, squadra molto, molto cattiva agonisticamente, non dico altro, ma molto cattiva. Altro? Senti Giovanni, Carbonelli come sta? Se sta bene, insomma, se ti può essere utile, ha senso anche che prima parlavi di fasce per pericolosità degli avversari, insomma, abbiamo visto ultimamente anche l'ultima partita, Parisi un po' soffrire per la mancanza di raddoppi, di compagni che lo andavano ad aiutare, insomma, Carbonelli ti potrebbe venire utile anche in una fase di non possesso? No, Carbonelli è utilissimo, al di là del discorso che è un under, ma è un under importante. Lui in questo momento non è ancora al 100%, farà parte sicuramente, verrà in panchina, però non è ancora pronto, perché la sua forza è anche la corsa, diciamo è a un 80%, non è al massimo, ancora soffre di un leggero dolorino, ma non ha nulla a che vedere con l'infortunio. Mi auguro che, visto che abbiamo anche delle partite ravvicinate, che già la prossima settimana può aumentare di condizione. Non è al top in questo momento. No, Morero, diciamo, domenica ha preso un colpo sul tibiale, c'ha un buchetto, però oggi si è allenato, ha recuperato, è normale che aveva un po' di difficoltà a correre in settimana, però oggi ha fatto tutto, sta bene, quindi non ci sono problemi. Poi mi chiedevi il fatto di... Diciamo, non è che lui abbia fatto chissà che cosa, però in un parapiglia finale l'arbitro, lui è pure bello alto, Nando, ha visto una spinta, una mezza situazione, dipende cosa scrivi, poi in automatico ti danno 2 giornate. Purtroppo aveva anche la diffida, ha preso l'ammonizione, quindi sono arrivate a 3. Diciamo, però si gioca una settimana, perché noi adesso abbiamo una settimana in 3 partite, è vero che... Era meglio averlo, però nel giro di 10 giorni poi sarà di nuovo pronto. E Pariello, come sta Pepe? Allora, Pepe dal mio punto di vista non sta benissimo, quindi dobbiamo anche valutare questa situazione. Non lo so, deve trovare una condizione migliore, perché può essere un giocatore di quelli che in alcune partite ti può fare la differenza, perché c'ha un calcio notevole, un piede importante, però deve aumentare la condizione, in questo momento non è al top. Festi, chiudiamo? Sì, ultimissima, perché Gardini ha detto la nostra non più sarà il fatto che siamo spensierati, paradossalmente potrebbe essere anche l'Avellino per certi versi, nel senso che c'è solo il risultato a disposizione, tutto da guadagnare e nulla da perdere. Poi sempre la classica seconda domanda che farà dimenticare qual è la prima. Dionisi, che è stato risparmiato, è una risorsa importante per questo tipo di ragionamento che faceva il collega, eventualmente anche riportarlo a destra per avere un terzino. Sì, sicuramente loro sono più spensierati perché non avevano, almeno penso, questo obiettivo all'inizio, si ritrovano lì. Non hanno magari le pressioni che possiamo avere noi, sicuramente. Da questo lato stanno meglio di noi, però come hai detto tu, noi dobbiamo cercare, tra virgolette, dice, non è che non abbiamo nulla da perdere, però siamo arrivati a un punto che o dentro o fuori, non possiamo fare, quindi anche per noi, tra virgolette, può andare bene. Poi mi chiedevi, sì, no, sicuramente risparmiato sì, Dionisi può fare i 2 ruoli,
diciamo, una situazione che abbiamo pensato anche per sabato. Questa settimana non mi ha fatto arrabbiare nessuno. No, ma a me non mi ha fatto arrabbiare nessuno, no. Cioè, io non è che ho dato una mezza risposta la scorsa settimana, però c'ho in testa il Lanusei, no, altro no, per niente. Grazie. A posto. Sì. La radio. Grazie. La radio.